Amici pancini, benvenuti in una nuova puntata di Vita da Pancini. In questa mini puntata ho voluto scegliere 7 pro e 7 contro di avere l'astomia. Eccoli a voi! Non hai più dolori, non hai più lo stimolo di andare al bagno, non fai più le puzzette, non rischi di fartela addosso, si riesce a vivere meglio, puoi mangiare un po' di tutto. Beh, con l'astomia la malattia non ti rompe più le scatole. Fare leva e mette. Si rischia sempre di sporcarsi, soprattutto la notte. Bisogna andare spesso al bagno per svuotarla. Non poter indossare certi vestiti. Si tende a stare digiuni pur di non andare al bagno. A volte ti svegli con la sacca piena che rischi veramente di fare un disastro. La pelle che si irrita, il prurito, il bruciore. Tornando seri, volevo dire che sicuramente ci sono tanti contro dell'astomia che comunque possono cambiare la vita di una persona e possono anche invalidare certe situazioni. Il lato più positivo dell'astomia è che salva la vita. Quindi nel momento in cui magari siete un po' giù e la state odiando, perché può succedere di odiarla ogni tanto, ricordatevi sempre che vi sta dando una seconda possibilità e state vivendo. Ciao a tutti. Ragazzi, è proprio bella questa stomia. Sì. Non è proprio bella. Vuoi mangiare un po' proprio di tutto. No.